Che dire, io sono molto contento di essere tornato a Cesena. Ho sempre considerato Cesena una piazza importante, ho girato dopo Cesena, ho guardato tanti posti, l'ho sempre portato come punto di riferimento perché di piazze così ce ne sono poche. Ci dai la volta quando dai a campo il primo giorno, che avevano squadre di ragazzini con lo stesso entusiasmo, la stessa voglia, e dissi su, mi sembra essere tornato a Cesena, per dire che tutto quello che mi era portato in concetti di dando di lavorare come piace a me, poi concetti di ragazzi giovani, di gente che ha fame c'era, ricordo quando venivo qui con Rino che si fece la squadra che poi viste cambiando il C1 la Coppa Italia, che era una squadra composta da giovani, da ragazzi e da giocatori diciamo, che avevano cuore, e per dire quando uno paragona una cosa vuol dire che quello che gli era rimasto in mente, no? Quindi ho sempre fatto questo racconto. Non ne faccio mistero e poi si ritorna quando uno è fuori, è normale che debba ricominciare da dove ci sono dei problemi. Se non ci fossero problemi nessuno lo chiamerebbe. Quindi non è questo che mi spaventa. È l'entusiasmo che supera qualsiasi tipo di difficoltà e di problematiche. Quindi sono convinto che la voglia, l'entusiasmo, la fame, perché io ho una grande passione, quindi a me la fame non manca mai. Non mi sento mai arrivato perché sono convinto che si può sempre migliorare. Tornare a Cesena per me è motivo di soddisfazione, pur rendendo il conto che comunque c'è da compiere un percorso impegnativo, ma non è questo che mi spaventa. Come posso dire, dicevo da Rico, quando le cose vanno male bisogna ricominciare la difesa, cioè quando la squadra va a tiro bisogna ricominciare a farsi un possesso, che non vuol dire mettersi dietro, ma vuol dire curare più quello che sono gli aspetti fondamentali del gioco del calcio, l'equilibrio e la compattezza, quello rinasce il resto. Il regista avversario non è possibile che c'è una squadra del genere in capo di servizio, poi vive se diventa Pirlo. Ascolta, io non voglio entrare in un discorso di paragone, non mi voglio comparare, io ho il mio modo di fare calcio e quando Rino mi ha chiamato mi sono fatto un'analisi della squadra insieme ai miei collaboratori, abbiamo visto che ci sono le caratteristiche, i giocatori hanno le caratteristiche per fare il nostro calcio. E abbiamo detto, sì, poi ognuno imposta il lavoro, il modo di giocare secondo i propri concetti, quindi non voglio entrare in un discorso che bisogna marcare vivi e se non bisogna marcare, io i miei principi e i miei concetti che sono quello che un calcio che si deve verificare, niente palleggio orizzontale che non serve a niente nel caso di niente, secondo il mio principio, un calcio veloce, andare su per cercare la porta avversaria. Quindi meno male sono già concetti che automaticamente cambiano il discorso precedente, senza volersi indagare o paragonare a sto tempo. Quindi questo è il mio calcio, è totalmente diverso da quello che la squadra faceva qualche giorno fa. Appunto, mi auguro che vengano anche presto i risultati, poter dimostrare che con questo tipo di lavoro uno si guadagni la fiducia, la stima dei giocatori che poi automaticamente è anche la loro autostima. Perché se la squadra si esprime bene, vengono i risultati, è tutto una conseguenza. Vabbè, parlare di Giorgio di Rino, secondo me, io non voglio fare un fiato, non lo sono. Quindi, ormai, tanto persone competenti di calcio. Io, quando sono andato a Sport Italia, che appena un anno ho fatto la domanda, se tornerai a Cesena, dico, guarda che Cesena è il calcio, Alfredo. Cesena è il calcio nel senso che Cesena è una piazza che sa fare calcio, che sono persone che sanno fare calcio. Quindi, ma non l'ho detto per fare un fiano, tu che ho penso che un fiano non ci sono, quindi che cosa facciamo? Rino è una vita che nel calcio, il press è lo stesso, non è che da ieri che si inventa un presidente, credo che insomma, la storia di Lugarese a Cesena sia famosa come quella degli agnelli della Juve, no? O siamo lì, insomma, no? Dico bene, presso. Un po' più diciamo. No, come durata, presso. Disponibilità economica. Durata è ognuno dopo intende come vuole. Come durata, lei? Io sono anche io sono sono attaccato, sono legato a questa gente, a questa società, a questa città, quindi perché ho venuto qui, ci ho preso casa, ci vengo quasi sempre, ho una figlia che sta 7 anni qui, poi ripeto, questa è una società che ha delle difficoltà, ma le difficoltà ce le hanno tutte. Sa fare calcio, pur con tutti i problemi che abbiamo, che adesso abbiamo, però quelli secondo me passano in secondo piano, perché i problemi quando ci sono è giusto, come si dice, e deve essere un motivo per poterli superare, soprattutto se riusciamo a superare in fretta bene, se no ci vorrà un po' di tempo, però io sono convinto di riuscire, perché se no non vengo a prendere in giro le persone.
fatto, ho cominciato a lavorare sulle mie convinzioni, il mio modo di lavorare. Ho fatto 2 ore e 18 minuti di lavoro oggi. E come li hai visti? Come li ho visti? Li ho visti che comunque abbiamo lavorato, quindi adesso che non abbiamo, mi è servito anche per conoscerli soprattutto oggi. E una madre finalmente è anche difficile giudicare, qualcuno lo conoscevo proprio, imparando un po' le condizioni, le caratteristiche e l'attitudine a fare un certo tipo di calcio, secondo me, era prima della vita che ho fatto, mi è stato di guardare un po' anche per prendere contatto. Però per questa strada che ho cominciato a tracciare vado avanti, continuo, quindi, e sono convinto, spero, è brutto dirlo, sono convinto che con questo percorso riusciamo a ottenere i punti che si terminano per garantirci l'obiettivo. Bocchino mio secondo, poi c'è Pesco Soldo, preparatore atletico, Antonioni e Andrea Portieri, Tommaso Marolda che è il mess analysis. L'importante è che noi, che la squadra, questa squadra è giovane, che bisogna migliorare, acquisisca il concetto che il lavoro si deve migliorare. Per migliorarlo si deve vedere, analizzare e capire dove si sbaglia. Quindi finito l'allenamento, noi faremo la, come posso dire, la rivisitazione del lavoro fatto. Si faranno gli highlights, perché mai se state delle partite un'ora e mezza, io 5-6 minuti faccio vedere loro, 7, basta, con tutti gli errori commessi più importanti, perché comunque oltre a dirglielo bisogna farglielo vedere, perché se uno li vede, secondo me, si rende meglio conto di cosa deve correggere, dove deve migliorare. Ripeto, per migliorare i giovani, non per giudicarli, che i giovani vogliono essere giudicati, vogliono essere corretti. Ovviamente sì. Iallo è un giocatore che attacca la profondità, che anche Fisti attacca la profondità, però questo non basta per i gattisti, cioè la squadra ha il concetto di attaccare la profondità, perché se un giocatore va lungo, poi la squadra palleggia, è chiaro che il giocatore non sfrutti. Quindi ecco tutto un discorso a monte, no? Che bisogna un po' creare questa mentalità, questa ideologia di giocare a palla in verticale e di essere sempre corti in zona palla, che non vuol dire mettere la palla, butta sulla palla, non mi capi male, la palla la giocare sempre. La punta è lunga, è allungare in difensiva, poi l'incontro, se l'incontro un po' non lo fa. Io non mi pongo limiti, non è che sto a fare anche io. Vado dove mi porta il cuore, vado dove mi porta anche la ragione, perché non è che faccio solo scelte, non sono scemo, nel senso posso anche sembrare scemo, però alla fine. No, perché vuol dire vorrei fare una scuola ultimamente Silvia, no, perché è facile dire ultimamente Silvia. Io sono convinto che la classifica si possa migliorare. Quindi adesso così, quando andai a scuola avevo 7 punti, 14 partite, e io me lo ricordo ancora mentre viaggiavo, non so, fare, mi piaceva di produrre matto, andavo a casa, facevo 51 punti in 28 partite, solo Siena e Atalanta facevo più punti, facevo più adesso c'è più cuore, però io spero di mostrare col tempo che la mia non è stata una scelta solo esclusivamente di pancia, no? Anche di ragioni. Secondo me ci sono le condizioni per fare un calcio come piace a me, come voglio io, un calcio verticale, aggressivo, il mio calcio, insomma, io non devo vendere niente, io su questo che loro mi hanno preso vuol dire, io cioè non posso prendere a livello me e dire di mettere a fare di chitarra, no? Non è... Le parole secondo me lasciano un tempo di trono, soprattutto quando poi mi dà la mia certa esperienza, cioè per loro inserì. Io ho un mio modo che non ascolto quello che dico, ma vedo come si muove, è il campo che parla, non è quello che dico, non c'è, capito? Cioè non è a parole che però non glielo dire perché non mi frega niente, vedo come si comporta il campo, da lì vedo se può dividere o meno, se cioè, ci sono le cose che realmente io ripeto, certi concetti sono realmente opposti a quelli che si facevano fino a ieri, quindi sono un po' di tempo mentre mi prendi, però piano piano uno cerca di lavorare su questa. Mi aspetto il massimo dai punti, poi c'è quello che il suo massimo può essere tot e quello che il suo massimo può essere 10 volte tot. Quindi uno da tutti quando quello che aveva, questo è il mio principio. La vita del giocatore, io lo vedo più vicino alla porta avversaria, ripeto, il classico numero 10 che insomma no, che possa fare l'inserimento di struttura è un vertigo di azione, però ripeto, non mi piace parlare in comparagone, cioè io lo vedo lì e non dico che sia sbagliato farlo giocare dietro, è un giocatore comunque da, diciamo anche da, sì, da stare più vicino alla porta avversaria che non alla propria. Mi spiace, è uno che
Idealmente rappresenta un po' più calcio, abbiamo parlato di Iago, quindi due punti, che c'è l'emblema della Serie B, no? Cioè, se io mi identifico nell'emblema della Serie B, perché ho 13 anni che faccio questo campionato, come colui che gioca il calcio verticale, e che sia l'emblema del giocatore che vuol dire, no, fai una fortuna in un calcio di questo tipo qui, calcio verticale di Grecia, poi magari non più 20 anni non riesce più a fare i scatti a partire, che uno ricordo ti faceva niente ammazzo prima, però le 3-4, io ho visto con la Bellino sempre lui, la differenza del Lego vuol dire che non ha più 15-20 strappate, ma che le 3-4 che fa è letale, perché lui comunque la porta, come l'avete visto, lo dimostra la sua carriera, no? Secondo giocatore di attività che ha fatto più gol di tutti in Serie B, nella storia Serie B, non sono certo di scoprirlo. Averlo o non averlo non vale, però non mi piace nemmeno lamentarmi, perché secondo me poi mancherei il rispetto agli altri che ci sono. Mi dispiace, ma me ne facciamo una ragione, deve essere ogni difficoltà, secondo me deve essere un'opportunità per trovare una soluzione. Non deve essere un freno, deve essere una opportunità, deve essere un modo per capire, non ti dico.